Ogni anno questo festival è cresciuto di importanza, è cresciuto nell'ambito del noir, è veramente uno dei festival più completi, più interessanti e anche più divertenti del genere. Ha risvegliato la passione per il noir in tantissimi lettori che consideravano il genere appunto un genere di serie B. E in realtà non è così. Io organizzo il workshop, che è una delle iniziative carine di questa manifestazione. Consiste nel far cimentare persone che amano scrivere, che vogliono scrivere, scrivendo un racconto partendo da un incipit dato, un presupposto. Io quest'anno ne ho scritti 6, in modo da dare una scelta un po' maggiore, esplorando anche tutti gli ambiti possibili, cioè lo storico, c'è il thriller, c'è il familiare, c'è la cronaca, e ecco, ho messo una piccola panoramica di queste realtà e ciascuno si cimenta, un po' come quando, come quel giochino che si faceva a scuola, quando si scriveva una frase a testa e poi alla fine dovevano, nascondendo il lavoro di ciascuno, nascondendo il proprio lavoro e passando il foglio, e poi alla fin fine nascevano cose anche carine, esilaranti, ma carine. Io spero che quest'anno la qualità dei racconti sia pari a quella dell'anno scorso, perché l'anno scorso erano bellissimi, tanto belli che quest'anno abbiamo deciso di utilizzarli per una pubblicazione in ebook, per un'antologia che vedrà la luce in ebook. E in quel momento stava parlando con un signore molto raffinato che veniva dalla Francia. Era francese. Oui. Ma aveva un nome italiano, si chiamava Conte Bernardi. Mangerete il pranzo, il sacco che avete portato a casa nel pomeriggio e faremo un'escursione alle cascate. Siete andati in bagno? Sì, signor Vi siete lavati le mani? C'è un po' di crisi, la crisi del settore dei libri, insomma nei libri c'è un po' di crisi, sembra che c'è stato un calo nelle vendite, perché è chiaro che quando ci sono i budget familiari che scarseggiano, i libri vengono comunque considerati un genere voluttuario, per cui però non credo che con questa crisi abbia toccato e penalizzato molto il settore noir, perché c'è sempre un interesse. Io ogni anno vedo crescere, cioè anche nelle presentazioni che stiamo organizzando, che vengono organizzate al Politeama, presentazioni di libri, di autori, c'è sempre più gente. Ogni anno è pieno, il teatro è pieno, quasi pieno. Comunque far uscire le persone di casa, soprattutto in giornate così fredde, così piovose, per sentir parlare di libri è davvero un successo.